questo è il compito che ci attende, quello di trovare persone a cui dire una frase del genere, no? Tu sei tutte le mie ragioni, tu sei la ragione per cui io esisto. Io credo che il nostro cammino da 0 a 110 anni ha a che fare con questa domanda, riuscire a dire a qualcuno: io esisto grazie a te, sono in piedi grazie a te. Ritornare al cuore significa riprenderci questa capacità di ritrovare noi stessi negli occhi di qualche altro. Grazie. Doppio Zuppa. Doppio Zuppa è stato il mio professore al seminario. Aspetta, molti, diciamo, c'è Don Pio, che era, cioè, poi io ho fatto pure l'educatore in seminario per un po' di anni. Da studente ero così, avevo la giusta distanza, lui era il professore, io studente, poi dovevo fare gli esami, quindi cercavo di comportarmi bene. E poi abbiamo ripreso questa amicizia bella con Don Pio quando sono diventato educatore, e potevo chiamarlo Pio senza il professore, senza il don, no? E ho scoperto un uomo di grande cuore. Tutti i professori del seminario noi li abbiamo odiati con tutto noi stessi cioè proprio, è vero, erano preti, noi eravamo seminaristi, dovevamo diventare, però c'era, cioè, se la mattina uno diceva: guarda che Don Pio mentre scendeva si è rotto una gamba, no? Sì, finalmente, no? Poi invece passano questi momenti così di giovinezza e ti rendi conto che sono persone di grande cuore, e Don Pio è uno che ha il cuore grande. Tu volevi che non dicessimo più niente, perciò sei uscito con questa performance. Comunque grazie, grazie, che diceva, come si chiama questo film? Beautiful Mind. Siamo ignoranti tutti. Io. The Beautiful Mind, quindi l'uomo meraviglioso, come bello, più di ciò, meraviglioso, wunderbar. C'è come qui il tedesco arrivato. Allora, lui viene da Stoccarda, è nato, come abbiamo sentito, non sapevo di questa tua... Ma sono 2 mesi in Germania, 2 mesi ero già troppo per i miei genitori, che hanno sbolognato dalla zia. Io sono cresciuto con la zia e con la nonna, con una zia che era, così, io dico così, zitella, ma si dice nubile, era perché poi è morta a 43 anni. E con il nonno e la nonna, quindi voi immaginate i miei in Germania, io lì da solo con loro tre, ed ero il re. Io ho vissuto un'infanzia da re, cioè io manco pensavo le cose e già loro della notte me le risolvevo. Bellissimo, cioè io pensavo: voglio una racchetta di tennis, e io la trovavo vicino al letto il giorno dopo, così, che trattavo così. Poi tornerò da mia madre. Va bene, allora il grazie te lo dico io a nome di tutti, il grazie così come ci ha detto questo uomo meraviglioso del film. E cosa ti vogliamo aggiungere? Tu mi dai questo compito incredibile, Patrizia. Non lo so se devo sintetizzare le cose che lui ci ha detto, mi sono preso un po' di appunti, ma lui mi ha fatto dei bei complimenti e mi ha tolto la parola, perché un modo per togliere la parola alle persone è che tu fai un bel complimento. Adesso ti impegno a dire una cosa che invece non è un complimento, dopo, però pensaci nel frattempo. No. Se non così per te. Piuttosto mi piacerebbe sentire voi, ecco, dopo la riflessione che lui ci ha offerto. Io colgo 2 o 3 cose. Colgo anzitutto il grande coinvolgimento che ci ha messo nel dirci le cose. Diciamo che si è raccontato in qualche maniera. Ed è quello che noi in genere non sappiamo fare quando parliamo, ecco, con la logica dei numeri, per stare alla clip che abbiamo visto prima.
Invece lui, diciamo, ci ha detto 3-4 cose, ma attorno a queste 3-4 cose si è coinvolto continuamente e ci portiamo a casa pezzi della sua vita. E questo è il grazie che ti voglio dire. E poi, se dovessi così dire con un po' di logica, con un po' di ragionamenti intorno, a me sono piaciute il riferimento alla quotidianità da cui sei partito e a cui sei arrivato, questo fatto di stare nell'oggi. E la Quaresima è questo sostanzialmente, questo ritornare a se stessi per riprendersi in mano la vita di tutti i giorni. Non è qualcosa di eccezionale, lui l'ha ripetuto più volte questo fatto. È la quotidianità che ci salva, che ci santifica. Anzi, io aggiungerei di più con una parola che mi sono fatto negli anni passati: è la vita che ci cambia e che ci forma e ci trasforma continuamente. Non sono le prediche, non sono i libri che leggiamo, ma è quello che viviamo, sono i nostri vissuti. Con una parola un poco più impegnativa potremmo parlare di formatività, è non c'è nei vocabolari, formatività della vita, dell'esistenza, è la vita che ci cambia. E lo stare nella quotidianità ci aiuta a fare tutto questo, così come pure due altre parole e chiudo, poi se volete date anche voi un ritorno, come dire, un rispecchiamento alle cose che lui ci ha offerto per questa Quaresima, attorno appunto a questa frase di Gioele: ritornare a se stessi, ritornare dentro la propria vita, fare questo scavo di profondità, quella della riflessività, perché tu stai nella vita. Questa è una parola che piace molto a me, che ho scoperto sempre in questi ultimi anni, ma che non è mia comunque. Cioè stare nella vita e farti parlare della vita, non parlare alla vita. Noi in genere sprechiamo parole per parlare sulla vita, invece è la vita che ti parla. In questo senso lo dobbiamo ritornare un po' a noi stessi. Ecco, mi hai fatto pensare, anche se non l'hai usato, hai avuto un passaggio quando hai detto che dobbiamo pensare. Ecco, la riflessività ci aiuta anche a pensare. Vivere la Quaresima non vuol dire viversi alla carlona, è riflettere attraverso la vita, non riflettere sui libri, sulle cose che dicono gli altri, non riflettere sulle cose che la vita dice a me. Quindi la quotidianità, la riflessività e poi quello che è il nocciolo di ogni percorso quaresimale, che sta proprio anche nel tema di questa serata, è l'interiorità, recuperare questa interiorità. Siamo molto distratti, come ci ha detto lui, spesso il tempo ci frega da questo punto di vista, ci distrae continuamente, facciamo le cose per non stare con noi stessi, per non entrare nella nostra interiorità, per evitarci in qualche maniera. Invece la Quaresima è questo ritorno proprio in profondità a noi stessi. Grazie Tony. Adesso la cosa diciamo che pareggia quella di prima. Non più era professore di pastorale, seminario, no? Teologia, scusa. Così è rimasto, cioè, no, cioè, il commento che veniva fuori dalle sue lezioni quando finiva due ore di lezione, no? Si impegna, poi Don Pio era uno che lo conoscete bene, si vedeva che ci stava dentro le cose, che ci credi ancora? Non fai parte, quindi tutte le cose, le teorie abbandonate. Però ve la dirò in dialetto, poi ve la traduco, no? Lui faceva lezione il venerdì le ultime due ore. Comunque, dopo di lui si andava a casa. Potevamo andare a casa. Voi capite, provate a pensare che dopo un mese di seminario, tutti i seminaristi, tutto vogliono fare tranne che sentire Zuppa a lezione. Soprattutto quando dovevamo andare a casa. Soprattutto per noi salentini, oppure anche per chi stava qui, no? C'è il treno, che c'è un sacco di via, perché poi dove uscivi alle 12, eri in casa alle 3 e mezza, alle 4, la stessa cosa per chi veniva su, no? Per quelli che stavano a Molfetta, a Bari, riuscivano anche a pranzare a casa. Allora, tutto questo ragionamento di Don Pio, così, ci diceva delle cose. Alla fine, dopo tutte queste cose qui, noi uscivamo con la frase: ma stamattina c'è buia zuppa di noi. Tradotto, ma che vuole Don Pio da noi? Allora lui si vedeva e noi, cioè, proprio così, no? A contare minuti, no? Cioè, lui poteva fare miracoli, lui poteva dire: guarda che qui ci sono
5 pani e 2 pesci, io ve li moltiplico. A noi. Perché l'idea era: devo andare a casa. Zuppo può parlare quanto vuole. Ma questo, siccome Don Pio è uno intelligente, l'aveva capito da molti anni. Da molti anni, però ci dava un po' di così, di contentino, va. Grazie Tony. A voi la parola. Qualche commento? Qualche eco dalla sala? Vuoi prendere il microfono? Fatti un giro, può darsi che ti vedono con il microfono in mano e qualcuno si commuove. C'è qualcuno? Sì, vado. C'è posta per te. Complimenti Rospa, perché sei bellissima. Avete accennato che noi perdiamo l'orientamento del sole, giustamente, altrimenti non si vive. Come può l'uomo oggi perdere questo orientamento, che accade, poiché accadono tante cose, come già sappiamo dalla televisione, e che è successo anche Troia nel nostro paese? Come può quindi l'uomo, che è un animale sociale, o mi sbaglio, arrivare a questo punto e non e perdere questo orientamento? Cioè, secondo me la fede è l'unica cosa che ci porta, che ci interessa. Il piacere, la soddisfazione. Quindi l'istinto di quest'uomo è stato disastroso, è stato un istinto o non ha pensato, questo orientamento l'ha perso completamente. Confusionare la domanda. Passaggio che avete detto che le cose non le dobbiamo risolvere, ma le dobbiamo amare. È di una profondità unica questo fatto, scusate la mia voce, perché noi ci affanniamo veramente, dobbiamo fare quello, dobbiamo fare quell'altro, però non pensiamo ad amare quella cosa, perché se la amiamo la risolviamo. Grazie. Grazie signora. Un'altra. Allora, buonasera. Io vorrei prima di tutto chiedere scusa perché sono ritornata qui e ho fatto parte dell'Azione Cattolica per tantissimi anni e quindi magari forse sono uscita un po' dal gruppo, come dire, ma in effetti quando sono uscita ho scritto una frase che era per me molto importante, cioè con l'Azione Cattolica nel cuore, cioè uno lascia, segue un altro percorso ma resta sempre, quindi l'Azione Cattolica in sé, quando si fa un cammino di formazione in cui si crede prima di tutto, perché qualunque cammino che si faccia bisogna crederci. E quindi sono felice di essere qui, anche se, come dire, sembra che io ci stia fuori, ma nella realtà io comunque non è che... Era un tempo in cui una persona deve scegliere di cosa fare. Quindi quel tempo per me era quello di stare a casa. Io non ho fatto nessuna, non sono andata da nessuna parte, però sono rimasta a casa. Allora magari non cerchiamo, secondo me, di dare spiegazioni a quelle cose che accadono, perché nel dopo tutti siamo bravi, ma cerchiamo magari di imparare da chi può a capire una cosa importante. Mi è piaciuto quando hai detto che ognuno di noi deve cercare di scavare nel cuore. E io magari ecco qui una collanina con il cuore e un altro cuoricino così. Questo cuore grande per me è mio marito. Questo piccolo cuore sono io. Ma questo cuore ha una grande essenzialità e aspirare. Perché dobbiamo capire che come si fa a scavare in un cuore? In un cuore non si può scavare. Perché ha una funzione di movimento, come dire, pulsante, per cui non è una terra, non è qualcosa che qualcuno può effettivamente quindi scavare. Spesso diamo diciamo, un'immagine che
Invece io voglio dare un'immagine, come posso dire, per me concreta. Quindi la concretezza di questa spirale qual è? Che è come dal centro che noi abbiamo la vita, quindi questo dono meraviglioso che è la fede, che è insieme via, verità e vita, perché dentro il cuore, il battito di un bambino parte, nasce dal cuore. Ed è quello che ognuno di noi comincia a salire piano piano, questa spirale che arriva fino alla cima e apre il cuore. Quindi io voglio dare, come dire, questo messaggio di speranza. Magari ascoltiamo questo segnale, che non è un segnale, ma è semplicemente, a volte impariamo come meraviglioso tutte le cose che hai detto, siamo scintille di bellezza. Questa bellezza parte quando noi ritroviamo noi stessi, questa bellezza parte soprattutto quando si vive dove siamo. Tutto qui. Grazie. Grazie. A me ha colpito molto quando tu hai detto che noi siamo deviati dalla distrazione e che la bellezza della nostra vita ha a che fare con gli occhi. Ci vogliono occhi e sguardi attenti sulle cose. E quindi io mi chiedo, in un'epoca in cui si basa tutto sui like di Facebook e di Instagram, in che modo noi giovani possiamo avere uno sguardo attento, non facendoci distrarre da quelli che sono i modelli fittizi che ci vengono proposti? Io mi sono emozionata per tutta la durata del tuo intervento e sinceramente è stato tutto bellissimo, tutto molto intenso, si è arrivato direttamente al cuore, dove è il nostro organo che fa riferimento a questo momento di formazione. La cosa, sono state dette bene le cose che hai detto, ma questo ritorno alla fedeltà, dire sì quotidianamente al nostro essere mogli, madri, qualsiasi, cioè figli, è davvero molto molto importante. È qui davvero la nostra vera forza, rinnovare ogni giorno la nostra promessa e il nostro sì in qualsiasi cosa noi facciamo, mettendoci l'amore, mettendoci la passione. Grazie davvero per l'insegnamento che questa sera hai dato in ognuno di noi. Hai usato un'espressione molto bella di scavare nella nostra vita, io ne uso un'altra di metafora. Molte volte con le difficoltà che quotidianamente viviamo è come se scalassi una montagna con le infradita, senza nessuna forma di protezione, però poi la fede, la fiducia, la perseveranza, la speranza ci aiutano davvero ad arrivare in cima. Grazie davvero, buonasera. Un altro? Allora, a me ha colpito particolarmente questa cosa, quando lei ha detto che Gesù guariva con gli occhi, prima di tutto con gli occhi, poi passava alle mani e alle parole. E poi ancora un'altra cosa, che noi non possiamo fare tutto, ma possiamo fare solo ciò che ci tocca il cuore. C'è una certa età più. Va bene, potremmo continuare ancora, ma è un invito a fare tutti la stessa cosa, cioè a portarsi qualcosa da questo incontro di formazione. La formazione serve, se noi non ce ne andiamo a mani vuote. Ora sarà una frase, una riflessione, sarà un passaggio che ci ha offerto Don Toni. Ecco, quello che sarà, sarà un po' come abbiamo fatto in questa condivisione generale. Vi diamo la parola a Don Toni, se vuole ritornare su qualche aspetto, e dopo concludiamo con una preghiera. Io faccio sempre molta fatica a rispondere alle domande che poi tirate fuori, no? Però la signora diceva all'inizio come trovare quell'oriente, no? Che noi perdiamo. Io credo che tutte le cose che stanno succedendo e che ci vengono messe davanti agli occhi dovrebbero farci capire che
che le persone o le realtà che viviamo non sono di nostro possesso, che qualcuno se ne può andare, che qualcuno può scegliere di andare via da noi. Questa cosa, prima facciamo pace, meglio è. Uno perde la ragione, uno perde così, non si fa arrivare più l'ossigeno al cervello. Quando pensa che tutto può così, che tutto può sistemare, no? Che tutto può avere in suo possesso. Tutti noi dobbiamo avere la capacità, anche molto forte, anche molto intima, di lasciare agli altri la possibilità di andarsene. Io credo, questa è una cosa che faccio fatica un po' a dire, no? Però io credo che una delle caratteristiche più belle dell'amore è lasciare andare via le persone. Uno deve capire che non è che non può possedere nessuno. Noi amiamo le persone, non le possediamo. Noi amiamo le persone, non le possediamo. Ci sono delle frasi che ti portano a dire che stai andando su un amore deviato. Ci sono delle frasi che sono proprio quando qualcuno inizia a dire, soprattutto i primi tempi di fidanzamento, no? L'ho sentita pochi giorni fa da una coppia di giovani fidanzati. Quando cominci a dire io senza di te non sono nessuno. Cioè volevo alzarmi, prendere la sedia. Vediamo come sei mo'. No? Quando inizi a dire, però poi capisci che sono i primi mesi, allora devi prendere il 90%, no, il 90%, il 20% delle cose che dice, no? Perché poi col tempo. Però pensare che noi siamo qualcuno perché siamo amati da qualcun altro. Perché siamo amati da Dio soprattutto, che dobbiamo riprenderci. Quindi è importante pensare che le cose che succedono adesso, soprattutto questi gravi delitti, sono perché nessuno di noi è capace di stare dentro una mancanza. Dentro una mancanza. Noi non possiamo essere sempre tutti riempiti di cose, no? Di persone. Allora, la prima che se ne va, tu sbalestri perché ci caspita. Ho fatto tanto per riempirmi e adesso? Allora, io credo che l'Oriente si ritrova nella nostra vita se scegliamo di vivere una vita più lenta. Una vita più lenta. Adesso io so che tutti voi state pensando, e come facciamo? Se io domani mattina alle 7, alle 6 e mezzo, alle 6 già devo correre per fare le cose. Scegli un momento della tua giornata per farti raggiungere dal tuo cuore. Scegli un momento della giornata in cui tu ti siedi e dici, come diceva Don Pio prima, ma che vita sto vivendo? Che vita sto vivendo? E fare la scelta della fedeltà. Fare la scelta della fedeltà. Poi c'era un'altra domanda, è come fare a non distrarci dalle cose che succedono, o dai like, no? Io penso che dovremmo fare i conti con le cose che davvero contano nella nostra vita. Le cose che davvero contano nella nostra vita. Ridire parole di senso, riuscire a dire parole che contano. Riuscire a dire parole che danno significato alle nostre storie. Riuscire a dire la bellezza della vita. Noi stiamo perdendo tutto perché pensiamo davvero che tutto sia dentro quel marchingegno che tutti noi usiamo, no? Senza fare stupidi moralismi, perché tutti li usiamo, no? Tutti li usiamo. E soprattutto io faccio fatica a pensare a quelli di 50 anni in su col telefono in mano, eh? Quindi nessuno che mi venga a dire stasera, però i giovani hanno sempre il telefono in mano. Signori, i cinquantenni sono devastanti. Quindi nessuno che mi dica, però i giovani stanno sempre su Facebook. Signori, non è vero, perché ci sono cinquantenni, sessantenni che dovrebbero fare altro e che fanno gli scemi, dico così, gli stupidotti, non te lo puoi permettere più, non te lo puoi permettere più. Quindi smettiamola, cioè se mai sia qualcuno dice, però i giovani, i giovanissimi stanno sempre sul telefono. Ragazzi, loro devono stare lì, l'altro po'.
quelli che dall'età mia in poi, che sta sempre lì, che fa lo stupido con tutti, questo è un problema. Riuscire a pensare che bisogna riorientare lo sguardo è una delle cose più importanti. Ognuno deve scegliere il come, soltanto se sceglie di sedersi, soltanto se sceglie di capire dove il suo sguardo si sta perdendo e rimetterlo in carreggiata, farsi parlare dalla vita, no? Diceva Don Pio con la saggezza dell'età, no? Con chi ha vissuto un po' di età in più di noi, farsi parlare, cioè capire dov'è il tuo cuore. C'è una frase del Cammino dell'Uomo di Buber che dice: di tutti gli anni a te concessi, ne sono passati molti, dove sei ora nella tua vita? A che punto sei arrivato? A che punto sei arrivato? Sei ancora in cammino o pensi di esserti sistemato? Perché una delle cose più terrificanti che noi dovremmo riprenderci è pensare che noi siamo dei sistemati. Anche questo è un altro linguaggio, cioè un'altra parola che dovremmo tirar fuori dalla nostra vita, perché quando diciamo sistemati significa adesso puoi sederti, hai finito, no? Mio padre che dice ormai mi sono fatto grande e i due figli sono sistemati, no? Quando mio padre, una volta l'ho sentito, gli ha detto, mentre mio fratello si sposava, no, prima di sposarsi, ha detto se trova lavoro tuo fratello, dicendolo a me, io sono l'uomo più felice della terra. Per lui la sua vita è finita quando mio fratello ha trovato lavoro, perché ha sistemato tutti, no? Ha sistemato tutti. Noi pensiamo di vivere da sistemati, e invece non ci rendiamo conto che la vita ogni volta ci dà un'esortazione per dire guarda che c'è qualcosa in più, guarda che c'è qualcosa in più da proporre, da mettere davanti agli occhi, da mettere davanti al cuore. Quindi, soprattutto per noi, è necessario un po' prendere le distanze da queste cose. Cioè riuscire a prendere un po' di distanza, no? Dalle cose che sembrano che non ci danno la bellezza, che non ci fanno gustare la bellezza. Prendere la distanza. I padri del deserto dicevano che bisogna fuggire, no? Il primo lo prendevano come davvero allontanamento dalla città, andavano nel deserto, ma per noi potrebbe significare prendere la distanza dalle cose che non ci fanno bene al cuore. Un po' di distanza è necessaria prenderla per rivedere tutto, per rivedere soprattutto la nostra vita, per rivedere quello che stiamo combinando. E poi le risonanze, no, che sono venute fuori, davvero grazie per questa attenzione. Io vi chiedo davvero scusa per il ritardo che ho fatto, ma proviamo a capire che tutti noi viviamo di accettazioni, di accoglienze, meglio, va, perché l'accettazione sembra un pronto soccorso. Viviamo di accoglienze, no? Noi viviamo perché qualcuno ci accoglie, sempre, nonostante tutto. Quella è l'esperienza che facciamo in maniera suprema con Dio, ogni volta che andiamo lì a chiedere perdono. Lui ci accoglie, ci perdona. E l'altra cosa, e vi lascio davvero, io penso che dovremmo tornare, per favore, a credere alle cose. Dovremmo tornare a credere nell'amore, a credere che è possibile vivere una vita intensa, è possibile credere nelle cose che facciamo. L'altro elemento che mi disturba molto è mi sembra che noi non crediamo più a niente. Non crediamo più a niente. Ormai noi non crediamo, cioè uno dice ma è possibile, ma è vero, non mica è vero. Noi viviamo sempre così, no? Cioè dovremmo tornare a credere nelle cose che facciamo, a credere negli incontri, a credere nel matrimonio, a credere nell'amore, a credere che un prete possa dire la verità, a credere che possiamo aggiungere davvero qualcosa di più nella nostra vita. Dobbiamo tornare a credere. Una delle cose più terrificanti della nostra vita è che non crediamo più. E state attenti che questa cosa riguarda anche Dio. Cioè uno dice no, non credo a nessuno, però credo in Dio. Scordatevela sta cosa. Sta cosa scordatevela. Se voi non credete a nessuno, non credete a nessuno. Poi potete fare pure 5 comunioni al giorno, no? Potete andare 5 volte a messa, però non potete dire ma io a Patrizia non credo a lei, non credo a Don Pio, non credo a Don Rocco, non credo a Don Vincenzo, a Don Costanzo, però credo in Dio. No, non va bene così, perché il passaggio è obbligatorio. Quindi bisogna tornare a credere nelle cose che facciamo, perché il mondo ogni tanto io mi rendo conto che va a rotoli perché noi non ci crediamo più. Quindi non pensiamo che sono tutti politici adesso, no?
tutte queste cose di questi giorni che stiamo sentendo, è facilissimo dire ma sono tutti delinquenti, ma sono tutti così, ma sanno tutti rubare, basta queste storie, non possiamo più lamentarci, bisogna credere che le cose si possono cambiare partendo dalle piccole cose di ogni giorno, lì si gioca la nostra vita, lì è la nostra sfida davvero, se no passiamo la nostra vita a lamentarci delle cose che non vanno. Quindi proviamo a mettere davvero un po' di fede nella nostra vita. Grazie ancora, la parola a Patrizia. Allora, io ancora ti ringrazio per quello insomma, che questa sera ci hai dato. Ti ringrazio di cuore, non è diciamo una... ti ringrazio veramente con il cuore in mano per quello che ci hai dato, ne eravamo convinti insomma che sarebbe stata una bella serata di diciamo di profondità e di spiritualità, quindi grazie veramente. Volevo anche ringraziare Don Alessandro, il nostro assistente adulti, che è il parroco di San Pio X, che ci ha ospitato in questo bellissimo teatro. Grazie Don Alessandro. Volevo soltanto ricordare un appuntamento appunto in virtù di quello che ci diceva Don Toni. L'11 marzo noi facciamo un ritiro quaresimale per educatori e giovani di Azione Cattolica a livello diocesano a Celle San Vito. Saremo una giornata insieme cercando appunto di scavare nel nostro cuore, nella nostra vita, per fare spazio soprattutto. E quindi insomma è un'occasione anche questa, come quella di questa sera, preziosissima. E un'ultima cosa che volevo dire prima della preghiera, un invito diciamo da cristiana, laica, associata di Azione Cattolica, siamo alla vigilia delle votazioni, domenica andiamo a votare perché è un diritto, dovere sicuramente riconosciuto dalla nostra Costituzione. Però come cristiani insomma è un dovere, perché solo così possiamo contribuire con il nostro voto anche alla costruzione del bene comune e alla costruzione di un futuro migliore, più bello, di un futuro. Quindi questo volevo soltanto esortarci a fare. Grazie per la vostra presenza, per la vostra pazienza e buon weekend. Ci mettiamo in piedi. E ringraziamo il Signore per questa serata. Le preghiere potrebbero essere tante, ognuno ne pensa qualcuno dentro di sé, facciamo proprio qualche momento di silenzio, facciamo spazio dentro di noi, ecco, esercitiamoci in quello che abbiamo ascoltato da Don Toni a livello di preghiera. Le raccogliamo tutte e riconosciamo di aver vissuto una bella serata insieme. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Buona Quaresima e votate bene.